Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Ascoltiamo quelli che sono e li vediamo insieme i tre temi che affronteremo in questo nostro appuntamento. Partiamo subito dall'attualità. Infatti il primo tema riguarda una mozione unanime di solidarietà alle popolazioni vittime dell'attacco di Hamas. Poi si parla anche di multiutility, Gianni che risponde a un'interrogazione di Forza Italia. Successivamente invece si delineano anche quelli che sono i personaggi invitati alla Festa della Toscana edizione 2023. Allora, come abbiamo detto, mozione approvata all'unanimità senza dibattito per esprimere solidarietà alle popolazioni colpite dall'attacco terroristico di Hamas. Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, nel comunicare l'esito unanime del voto, ha ringraziato tutte le forze politiche. Ho voluto far partire i lavori del Consiglio stamani con un minuto di silenzio per tutte le vittime innocenti di questa tragica barbarie che il gruppo terroristico di Hamas ha scatenato. Donne, uomini, bambini, tanti bambini sono stati uccisi dalla violenza del gruppo terroristico di Hamas. E allora in aula ho chiesto un impegno di tutte le forze politiche per arrivare ad un documento unitario che sostanzialmente chiedesse di porre fine a tutta questa violenza, di esprimere vicinanza al popolo di Israele, di costruire le condizioni perché si creino corridoi umanitari. La Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte. Oggi evidentemente è necessario che ognuno di noi faccia la propria parte. Le immagini di violenza che arrivano ogni giorno da quei territori devono terminare il prima possibile. Serve un impegno dell'Europa, un impegno forte. L'Europa può giocare un ruolo fondamentale per fermare tutto quello che sta accadendo ed esprimiamo anche ferma condanna verso l'azione terroristica di Hamas. Ritengo sia un gran risultato, un bel segnale la voce che arriva dal Consiglio regionale della Toscana di una condanna unanime nei confronti dell'attentato veramente vile e crudele che Hamas ha sferrato nei confronti delle popolazioni israeliane e anche di solidarietà a tutte le popolazioni coinvolte. Non è scontato che le maggioranze e le opposizioni si mettano d'accordo sulle cose. In questo caso noi abbiamo lavorato perché questo avvenisse partendo anche da un documento che noi avevamo presentato. E credo che la richiesta che è lì contenuta di uno sforzo che deve riprendere dal punto di vista diplomatico e che veda anche l'Europa come protagonista per far cessare le armi, per aprire corridoi umanitari nei confronti della popolazione di Gaza che ora si trova nelle condizioni di dover sfuggire magari anche ad ulteriori e azioni di guerra. Tutto questo ha messo d'accordo maggioranza e opposizione e credo che sia una richiesta che speriamo sia veramente ascoltata dal mondo politico, dal mondo politico nazionale ma anche internazionale, perché da qui, una terra di grande civiltà, abbiamo cercato di unire solidarietà, richiesta di umanità e anche la cessazione delle armi perché riprenda quel cammino e quel progetto di due popoli in due stati che possono vivere pacificamente. Credo quanto sta succedendo è una sofferenza per ciascuno di noi, una sofferenza sotto il punto di vista umano, politico, vedere civili sgozzati, bambini uccisi, giovani che festeggiano essere deportati, prigionieri e uccisi, è una tragedia di carattere umano. Secondo me l'opinione pubblica internazionale è fin troppo silente rispetto al dramma che sta vivendo il Medio Oriente e quello che si sta consumando con una faida reciproca credo che meriti un impegno importante dell'Unione Europea, del nostro governo. Serve una presa di posizione netta di condanna della violenza di Hamas e di una risposta ovviamente legittima che comunque deve non
uccidere, non interessare i civili. Dobbiamo impegnarsi per fare in modo che i civili vengano salvaguardati e nel contempo serve diplomazia, serve politica, serve attuare un'azione che consenta a due popoli e a due stati di vivere in armonia. Serve un grande scatto di responsabilità da parte delle Nazioni Unite, che ne hanno anche un pezzo di questa responsabilità se guardiamo e rileggiamo la storia degli ultimi 70 anni, che oggi si stanno defilando fin troppo da un'assunzione di responsabilità e di presa di posizione. Quindi credo che l'Unione Europea in primis, mi sembra, non stia facendo nulla, e questo è molto grave. Deve invece entrare in campo e giocare una partita per la diplomazia e per la pace. Il primo intento che deve essere portato avanti in questo momento è garantire alla popolazione civile inermi la possibilità di mettersi in salvo. Con i corridoi umanitari abbiamo sentito purtroppo che l'Egitto questa mattina ha negato la possibilità di un corridoio umanitario per Gaza, ma soprattutto per cercare di mettere in salvo tutte le persone in attesa della de-escalation che deve essere assolutamente portata avanti dalla comunità internazionale. La mozione in questo senso spinge l'Italia insieme all'Europa ad avere un ruolo forte per questo processo che deve portare finalmente a una pace dopo decenni in cui quella zona del nostro pianeta non riesce a trovarla. E credo che sia importante soprattutto anche nell'ottica della cooperazione internazionale. In Toscana purtroppo non è come la vorremmo, facciamo molta poca attività di cooperazione internazionale, ma sulla cooperazione sanitaria abbiamo ancora dei passaggi che possono essere fatti. Io credo che il prossimo auspicio che dovremo fare per la regione e impegno sia quello di cercare di dare una mano sotto questo profilo per tutti quelli che hanno bisogno di assistenza sanitaria in quelle zone di guerra. È una drammatica situazione, è una bufera politica che si riverbererà anche a livello economico. Conseguentemente io spero che possa esserci una risoluzione, anche se difficilmente potrà essere nell'immediato. Questo poi comporta tutta una serie di concatenazioni con l'attuale situazione Russia e Ucraina, per cui credo che ci stiamo avviluppando noi come genere umano su una situazione che invece dovrebbe poter vedere la salvaguardia dei paesi assolutamente unica, quindi ognuno che sia padrone nel proprio stato. Indubbiamente siamo in una situazione in cui l'escalation della violenza è stata portata, come dire, all'estremo, con centinaia di persone che oggi sono state addirittura prese in ostaggio, se non spettacoli di bambini addirittura decapitati. È una situazione estremamente grave, una situazione che avrà sicuramente, ne dovremo affrontare tutti quanti le conseguenze, anche imprevedibili sotto il punto di vista umanitario, ma anche sotto il profilo politico. Sembra qualcosa di distante da noi, in realtà quanto accade in Medio Oriente, quanto accade ancora in Ucraina, sono vicende che hanno e avranno dei risvolti importanti anche su quella che potrà essere la nostra quotidianità. Situazioni di squilibrio a livello internazionale hanno delle conseguenze sul piano economico, sul piano sociale, pensiamo alla questione immigrazione, ma pensiamo anche più banalmente a quello che vuol dire il rincaro sulle materie prime, il rincaro sui carburanti. Noi stiamo combattendo in questi tre anni, prima con una pandemia, oggi con dei conflitti che appunto mettono a dura prova la tenuta economico-sociale del sistema Europa, il nostro sistema valoriale, e di conseguenza anche quello che potrà essere il margine di manovra sia a livello nazionale e sia a livello governativo, anche perché tutte quelle che dovranno essere le prossime scelte di politica economica, di politica anche proprio sul piano sociale, dovranno scontare un quadro internazionale assolutamente incerto e molto serio e complesso. È chiaro che anche l'istituzione regionale, al pari di quello che ha fatto il Parlamento nazionale, deve richiamare ad un'attività diplomatica intensa, oltre a condannare naturalmente tutto quello che è la violenza. Ma naturalmente questo, sembrerebbe quasi un atto, ripeto, dovuto, un atto che ha una sua finalità, che si esaurisce in un'aula consiliare. In realtà il messaggio che vogliamo mandare è un messaggio importante, un messaggio di sostegno, un messaggio che dalle istituzioni voglia appunto rimarcare che l'istituzione c'è, l'istituzione fa il suo dovere, l'istituzione ha ben presente che quello che ci dobbiamo trovare ad affrontare è un quadro assolutamente complesso che richiede scelte complesse e scelte
serie. È bene che su questo, ecco, i cittadini toscani sappiano che c'è la consapevolezza che dovremo affrontare altri periodi assolutamente difficili da qui ai prossimi anni, ma che come istituzione dovremo fare assolutamente la nostra parte anche nel modo più pieno. Quindi ecco, un atto che sembra avere una rilevanza, ripeto, più sul piano esterno, invece lo ha per l'impatto che quello che sta accadendo nel mondo può avere e lo avrà, e sicuramente lo ha già adesso, anche sulle nostre comunità. Parliamo di multi-utility, l'abbiamo già fatto la scorsa puntata, il presidente della regione Giugiani invece ha risposto in aula a un'interrogazione presentata da Marco Stella di Forza Italia sulla governance della multi-utility in Toscana, sulla quale si chiedeva a lui e all'assessore competente se erano a conoscenza dell'intervento del PD in merito alla quotazione in borsa della multi-utility e se ritengono equo e normale che un partito politico intervenga sulle quotazioni in borsa. Ed ecco il commento dei consiglieri. La costituzione della multi-utility è un passo avanti in Toscana nel processo di aggregazione delle aziende e dei servizi. È importante che questo processo vada avanti coinvolgendo sempre più territori, come pare stia succedendo in questi mesi. Poi si porrà il tema di come finanziare gli investimenti. È una società che serve per fare investimenti nei rifiuti, nel settore idrico, nel settore energetico, e quindi l'azienda poi dovrà porsi il tema di come finanziarsi. Se non è la borsa sarà un altro sistema, però l'aggregazione forte permette ai cittadini toscani di non avere soggetti industriali di altri luoghi che vengono a colonizzare la Toscana e quindi poi a fare utili sui servizi pubblici dei cittadini toscani. Questo è l'obiettivo, avere un soggetto strutturato che riesca a governare e a dare servizi pubblici essenziali per tutti noi, contenendo il più possibile i costi e facendo gli investimenti che sono necessari. Io penso che oggi la partita dei servizi pubblici locali, che non è solo piano dei rifiuti, che è la partita essenziale, anche perché oggi gli impianti in Toscana, come ho già detto, non sappiamo ancora dove saranno localizzati e quali saranno nonostante le manifestazioni di interesse, ma servizio pubblico è anche gestione del servizio idrico, è gestione anche del trasporto pubblico. Noi abbiamo delle partite importanti che oggi si giocano sulla pelle, sulle spalle dei consumatori, e questo naturalmente implica che ci sia una sempre maggiore vigilanza anche da parte del soggetto pubblico, che non può solo giocare il ruolo di un attore economico, ma deve svolgere anche un ruolo pregnante, appunto, da un punto di vista di controlli. È una partita che dovrà essere monitorata attentamente proprio in relazione all'importante impatto che questo potrà avere. Pensiamo in ultimo alle tariffe. È inutile pensare a un soggetto industriale che, ad esempio, sul fronte tariffario non dia delle soddisfacenti garanzie proprio per, diciamo, porre in essere politiche industriali di efficienza dei servizi, ma anche di abbattimento delle tariffe. Sono tutti punti interrogativi che non si sono adeguatamente affrontati, mentre invece ci siamo molto spesi su una vicenda che ha assunto connotati politici che invece non doveva avere. La multi-utility è un progetto industriale che ha visto dei sindaci fare delle scelte rispetto a delle società partecipate. Non tutto il territorio toscano è stato coinvolto in questo percorso e credo che noi dobbiamo, da nostra parte, come politica toscana, determinare le condizioni per il lavoro delle aziende in Toscana. Io sono un liberale convinto in termini economici. Noi mettiamo in campo le regole, mettiamo in campo la programmazione, definiamo quelli che sono gli impianti che servono, per esempio rispetto alle produzioni e al riciclo dei rifiuti. Dobbiamo consentire di avere l'energia, il calore per i toscani a un prezzo più basso, per cittadini e per imprese. Dobbiamo migliorare nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti e dobbiamo soprattutto favorire di avere un sistema industriale che produca delle economie. Io, il mio territorio è Grosseto, è la Maremma, conseguentemente non voglio precorrere nessun tipo di tempo, ma siamo sempre stati un po' la periferia dell'impero e conseguentemente andare in una multi-utility dove si conta veramente poco, quindi Firenze centrica eccetera, sinceramente proprio non mi va. Dal punto di vista politico, meno male che c'è stato uno stop e quindi io auspico un ripensamento su tutta la situazione. Ci avviciniamo a grandi passi a quella che è la festa della Toscana del prossimo 30 di novembre e si delineano, come dicevamo proprio in apertura, quando abbiamo scoperto i tre argomenti che affrontavamo insieme,
coloro che verranno ospitati. Interverranno Silvia Sciarra, Presidente della Corte Costituzionale, Rosi Bindi, Presidente del Comitato delle Celebrazioni per il Centenario di Don Milani, perché appunto a Don Lorenzo Milani è dedicata quest'anno appunto la ricorrenza della festa della Toscana del 30 novembre, ma l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha deliberato all'unanimità di invitare alla seduta solenne il Vescovo di Firenze, l'Imam e il Rabbino. Quest'anno abbiamo deciso, l'abbiamo approvato in ufficio di presidenza, di dedicare la nostra festa della Toscana a un grande toscano, a Don Lorenzo Milani. Qualche tempo fa abbiamo all'ingresso della sala consiliare abbiamo messo quello che era il motto, I care, non me ne frego, mi interesso, non mi volto dall'altra parte, ecco, la Toscana è questo e abbiamo deciso di farlo invitando nel Consiglio Solenne la Presidente della Corte Costituzionale, la professoressa Silvana Sciarra, la Presidente del Comitato della Fondazione Don Milani, l'Onorevole Rosi Bindi e oggi, parlando all'interno dell'Ufficio di Presidenza, vista anche la situazione che scuote le nostre coscienze, i nostri cuori, quello che sta accadendo sulla striscia di Gaza, abbiamo deciso di coinvolgere e inviteremo anche il Vescovo, il Cardinale, l'Imam e anche il Rabbino, perché penso che il tema del dialogo interreligioso ancora oggi sia più importante. Questo è uno degli insegnamenti che Don Milani ci ha mandato e noi vogliamo metterlo in pratica. Insomma, sarà una festa della Toscana che faremo andando nelle scuole, invitando le ragazze, i ragazzi, facendo dei momenti di socialità e di convivialità, costruendo le condizioni perché questa festa sia sempre più una festa dei cittadini della Toscana e questo è l'obiettivo che ci siamo posti. Durante l'ufficio di presidenza di questo pomeriggio io ho proposto di far sì che la seduta solenne del Consiglio regionale in occasione della festa della Toscana dedicata a Don Milani sia anche un momento di riflessione e di pace. Ho proposto, la richiesta è stata accolta unanimemente da tutto l'ufficio di presidenza, che siano invitati i rappresentanti locali delle tre religioni monoteiste, quindi l'imam, il rabbino capo e il vescovo di Firenze. Penso che potrebbe essere, se accogliessero l'invito, un buon momento appunto per riaccendere questo dialogo di pace, questo dialogo tra le varie religioni e per trasformare la festa della Toscana, per trasformare la seduta solenne del Consiglio regionale per la festa della Toscana in un momento di pace e di dialogo. E si conclude il nostro appuntamento con l'informazione politica. Vi ricordo per tutti gli aggiornamenti, c'è sempre il sito internet www.inconsiglio.it. Io vi ringrazio per essere stati con noi e alla prossima settimana vi aspetto sempre qua, dentro il Consiglio.